Questo che sentite e che vedete è un cuore che batte, un cuore che facciamo muovere e battere noi, perché questo è il cuore del giornalismo italiano, del giornalismo tutto, a prescindere quando lo si considera un buon operatore culturale o un venditore di cultura, sempre comunque il giornalismo è importante. Che se smetto di pompare io e tutti gli altri questa rete critica, smette di vivere, e quindi noi editori e giornalisti pompiamo il cuore col nostro sangue. Pulp Critic è un tentativo di parlare di buon teatro e di parlare di buoni amici e di parlare di buoni mestieri. I buoni mestieri del giornalismo che ci fa innamorare, ci fa diventare letteralmente schiavi di noi stessi, fondamentalmente. In particolare nel film si è parlato del Crest, del teatro a Taranto, e del festival che si è tenuto lì a settembre 2013. E niente, un sacco di belle cose, è semplicemente uno dei festival che noi giornalisti possiamo avere la fortuna di seguire in modo più o meno privilegiato da giornalisti, appunto. Ma è proprio su questa condizione del giornalista che io ho voluto soffermare nel film l'attenzione, cioè il mestiere di giornalista oggi è un mestiere sempre più difficile da fare in un certo modo, mantenere in piedi le testate giornalistiche ha dei costi e ha dei privilegi anche, ma però è faticoso pompare la rete ed è solo 10 metri, quindi ministro Brai, tu che non smetterai di fare rotonde in Emilia e che non detasserai le imprese che fanno cultura tutte, e che non darai l'assegno all'artista, e che non ti farai un blog di critica teatrale per entrare in rete critica, in realtà puoi stare tranquillo.
non ci sogniamo di chiederti niente. Quello che il film chiede e urla è il sostegno al giornalismo italiano da parte dei festival, da parte di chi può mettere in piedi degli eventi a qualsiasi costo. Di farlo a qualsiasi costo, perché il giornalista è sempre il vettore principe quando fa critica di tutto il bello e meraviglioso che volete mostrare al mondo. E se i giornalisti se ne vanno, sia quando sono bravi che quando non sono bravi, la rete critica si ferma. Pulp Critic. Un film da vedere assolutamente. Questo editore qui che non mi paga da 14 anni ha detto queste cose, basta che pompa, ma in realtà a me qua il discorso, io urge a che sono fermo al benzinaio mentre vado al festival, dire che lui di critici non ha capito proprio niente, cioè non lo sa recensire, questa che lo racconta. Pulp Critic è un film stratificato, io da protagonista me ne sono accorto e lo so, è pieno di trame, è pieno di cose, è pieno di problematiche e non si può raccontare Pulp Critic, è inutile recensirlo, è inutile parlarne. E Udo basta che pompa e paga mai, quindi il ministro Brai assolutamente deve fare le cose che gli ho chiesto, altro che i festival li devono lasciare in pace. Grazie. No, le ho detto 20 e non le ho. No, le ho detto 20 e non le ho. Guardi, quelle che ho ora, scusi, io le ho detto 20. Le devo un euro le devo dare. Non c'ho altro. Torno sempre, guardi. No, torno, guardi, non ce l'ho. Il problema è che torno appena torno le devo un euro, si ricorda di me, quello con la coppola. Va bene, grazie mille. Con le 2 euro che mi ha fregato il benzinaio praticamente ci dovevo andare a un festival dove la stampa pagava un euro accreditata e quindi simboliche, siamo ridotti a questo, capito? In ogni caso, Pulp Critic o no, organizzatori di festival, produttori di spettacoli, giornali, pubblico, siamo tutti schiavi di una male politica e se la politica resta ancora lì, viva. E quindi niente, che dobbiamo fare? Fare qualità, paga, non paga, non lo so, il mio editore ha una rivista da 14 anni che praticamente a me non mi paga, fa qualità, però c'ha pochissimi abbonati perché non si abbonano, perché pure la gente poi che dovrebbe abbonarsi non si abbona. Allora, il discorso qual è? Dove andiamo a finire? Dove? Comunque, se lui chiude la rivista, io mica sono scemo che mi smetto di fare questa bella vita. Me ne vado da un altro editore, a Tap, Pulp Critic, Docet.